giro nel supermarket della vita con aria trasognata ed il carrello vuoto. C'è chi sceglie fra sconti sulla dignità e il prezzo che qualcuno ti dà, l'etichetta al posto di un nome. E sceglierai la storia che conviene, quella da esporre nelle vetrine, quella dei regali a Natale. Mentre nascosto alla realtà il desiderio vero sarà nella lista di ciò che non si fa. Tu compra, tanto la vita non è una banconota. Come grosso, guardati, sta arrivando. Elefante gay, con 50 nei. Questa è la seconda giornata della seconda festa delle famiglie, ci troviamo di nuovo a Villa Ada, e c'è una giornata che si sta svolgendo in contemporanea a Milano, a Torino, a Ferrara, a Napoli, e noi siamo la parte romana dell'associazione. L'associazione ha lo scopo di chiedere i diritti per i nostri bambini. Noi siamo famiglie, guarda, di Andrea, siamo famiglie di papà gay o lesbiche, e siamo qui per farci vedere, per farci conoscere e per appunto far sapere che esistiamo e che esistiamo con tutte le difficoltà anche, no? Nel senso che noi siamo famiglie completamente senza diritti. E la manifestazione, questa giornata rientra nelle manifestazioni della Pride 2010 che si svolgerà a Napoli il 26 giugno, e niente, siamo molto, molto contenti di essere qui con tutti noi. Ogni volta incontrarci e vedere queste decine di bambini che scorazzano mi sembra di aver veramente realizzato un grande sogno, e che siamo anche una bella forza di cambiamento per questa nazione, per questa cultura. Famiglia Arcobaleno è un'associazione nata sia per creare, diciamo, una rete tra le famiglie di genitori omosessuali, in modo che possano frequentarsi tra di loro, far frequentare tra loro i bambini, perché da una parte il rischio è quello che un bambino che nasce e cresce in una famiglia omosessuale si senta isolato e pensi di essere l'unico al mondo. E l'altro obiettivo importante è invece quello di rendere visibile la realtà delle nostre famiglie alla società, sia alla società civile, sia al mondo dell'informazione, al mondo della politica, in modo da aiutarci a ottenere i diritti che ci mancano. E essere gay e genitore nel 2010 in Italia è forse da una parte più facile che essere gay e basta, nel senso che per arrivare a essere genitore deve aver già fatto un percorso interiore abbastanza lungo e approfondito, insomma, di aver accettato pienamente la tua omosessualità e la tua scelta di vivere in maniera visibile, perché non puoi essere genitore omosessuale senza essere chiaramente, visibilmente omosessuale. I politici parlano sempre di famiglia, poi per le famiglie non fanno mai niente. Però anche queste sono famiglie, perché si vogliono negare queste famiglie? Secondo me l'opposizione dei politici è puramente ideologica e demagogica, e credo che sia una cosa astratta, e magari personalmente neanche le pensano certe cose, ma pensano di avere un vantaggio politico per comportarsi in un certo modo. E voi quando è che avete deciso di avere una figlia? Appena messa insieme noi abbiamo cominciato a parlare del desiderio di genitorialità, che all'inizio era soprattutto suo, perché io ero ancora un po' indietro nel mio percorso personale. E ci abbiamo messo poi 3 anni per concepirla, per i problemi di infertilità, difficoltà di ordine medico, sì. Quindi ormai sono 11 anni che siamo insieme, abbiamo una bambina di 4.
ieri in quanto coppia di donne avevamo necessità di avere ovviamente un donatore. E per la nostra famiglia, per le scelte che abbiamo fatto, volevamo un donatore anonimo, non avremmo voluto un donatore amico qui in Italia che potesse aiutarci in questa cosa. E quindi per avere il donatore anonimo, quindi una banca del seme, siamo dovuti andare per forza all'estero perché in Italia non è consentito, e abbiamo scelto il Belgio perché ci è sembrato un posto insomma accogliente, siamo state accolte come una normalissima coppia infertile con un tetto di targhettine di coppia, lei aveva la sua tesserina, io avevo la mia, proprio come un partner a tutti gli effetti. Abbiamo iniziato questo percorso e ci sono voluti sì 3 anni di tentativi, abbiamo fatto 20 viaggi in Belgio a tutt'oggi. È andata bene, alla fine abbiamo una bambina, però è stato faticoso il fatto di dover anche partire ogni volta, cioè ci pesava anche il pensare di essere cittadini italiani e dover andare all'estero per fare una cosa che potevamo fare tranquillamente qui, cioè ci sentivamo in diritto di poterlo fare anche qui, visto che siamo una coppia che vive insieme regolarmente, che ha intenti comuni, siamo una famiglia, tante coppie fanno inseminazioni in Italia eterosessuali e noi avremmo voluto farlo qua. Noi siamo insieme da tanti anni, da 24 anni, e per tanti anni abbiamo sempre pensato che non fosse possibile diventare genitori, era insomma un tabù, cioè, nel senso proprio rifiutavamo anche di prendere in considerazione l'idea perché sentivamo come se fosse un luogo che non era possibile valicare. Quindi ci siamo tenuti un po' il nostro desiderio di paternità in maniera nascosta e sommersa e solitaria, quindi ce lo siamo tenuti un po' ognuno per conto suo, finché circa 3-4 anni fa abbiamo cominciato a capire che non era... Che era diventato un problema grosso, cioè nel senso che la nostra vita, che era molto piena, aveva però ancora tantissimo spazio per un affetto. E quindi da lì ci siamo cominciati a confrontare e ad interrogarci se questo posto, che questa necessità di affetto che sentivamo di dare, era una cosa che si poteva effettivamente realizzare. Ed è qui che abbiamo cominciato ad informarci, cioè diciamo che siamo venuti a contatto con una coppia di amiche, di nostri amici, che erano diventate mamme da poco, e quindi da lì abbiamo capito che c'era un movimento che poteva... Abbiamo cominciato a conoscere delle persone, abbiamo cominciato a partecipare alle riunioni di famiglie Arcobaleno, poi all'interno dell'associazione di cui noi facciamo parte, che si chiama Nuova Proposta, che è un'associazione di omosessuali cristiani, c'è stata una coppia di nostre amiche che hanno deciso di diventare anche loro mamme e hanno avuto un bambino, e quindi da lì abbiamo capito che la cosa era fattibile. Io mi chiamo Viola, faccio parte dell'associazione Famiglia Arcobaleno da un anno. E aspetto un bimbo, sono lesbica, ho una compagna e siamo molto felici di questa esperienza. Diciamo che ci sono 2 livelli, il primo è quello della nostra esperienza personale, la nostra esperienza di coppia è una bella esperienza in realtà, sia dal punto di vista familiare che nelle amicizie, anche sul lavoro. Io non ho diciamo grandi difficoltà a parlare né della mia omosessualità né del mio desiderio di essere mamma. E il problema invece sono i diritti, noi non abbiamo diritti, i nostri figli non avranno il riconoscimento del loro rapporto con il genitore non biologico. E questo è diciamo il problema principale, quello per cui noi speriamo di ottenere qualcosa con le battaglie che stiamo portando avanti. Come si riversa sulle vostre vite questo voto legislativo? Il genitore non biologico non esiste, non ha nessun tipo di legame riconosciuto con il bambino che cresce e che ama. E dall'altra parte il bambino è come se fosse un orfano, ha un genitore solo, mentre nella realtà dei fatti è un bambino con 2 genitori che lo amano. Ma questo si ripercuote in qualche aspetto della vita? In tutti gli aspetti, il bambino non ha, per esempio il genitore non biologico non potrebbe andare a prendere a scuola il figlio senza un'autorizzazione dell'altro, o se il bambino si ammala in ospedale il genitore non biologico potrebbe non essere abilitato ad entrare a fare visite o a portarlo al pronto soccorso, oppure accompagnarlo all'estero, una serie di cose che nella vita di tutti i giorni poi diventano discriminanti.
Tu come sei riuscita a rimanere incinta? Sono andata all'estero, ho fatto un'inseminazione eterologa. Inseminazione artificiale all'estero è un percorso complesso che implica un impegno economico abbastanza significativo, può richiedere molto tempo e non è un percorso accessibile a chiunque abbia il desiderio di diventare genitore, quindi fa una selezione tra chi se lo può permettere e chi non se lo può permettere. Io sono stata abbastanza fortunata perché ci sono riuscita al quarto tentativo, che diciamo è una buona media, però ci sono persone che stanno anni a fare avanti e indietro con grosse spese economiche, e questo vale per noi come per gli eterosessuali in realtà, perché la fecondazione eterologa è vietata in Italia non soltanto per le coppie omosessuali ma anche per quelle etero. Guardati, guardati, guardati come grosso, guardati.